Anomalie sull'ordine del giorno. È iniziata così questa mattina la seduta del Consiglio regionale. Attenzione rivolta in particolare alla discussione della proposta di legge numero 133 di iniziativa del governatore Fratture e del presidente di Palazzo Moffa Cotugno in merito all'abrogazione di alcune norme della legge numero 34 del 2008 sul riordino del servizio sanitario regionale. Un punto che sarebbe stato inserito senza previa consultazione dei capigruppo, ma soprattutto un punto sul quale si è focalizzato il forum per la difesa della sanità pubblica, oggi in protesta alle porte della sede di via 4 Novembre. La proposta di legge numero 133, infatti, per i comitati aderenti al forum lascerebbe via libera alla struttura di Frattura nella presentazione di un piano sanitario pieno di criticità a partire dall'ampio spazio riservato al privato, circa il 37% rispetto al pubblico, in difformità rispetto a quanto accade in altre regioni. Il dottor Tessa del Comitato a difesa del Cardarelli su questo non usa mezzi termini. Togliere questi articoli significava aprire l'autostrada al piano del presidente Frattura. I consiglieri se ne sono accorti, ma ce ne siamo accorti prima noi, perché abbiamo cominciato a discutere, a premere perché non si arrivasse a questo scempio senza conoscere prima qual è il piano reale che porta giù Frattura. Perché del piano che sta facendo si sanno degli scorci, si sa qualcosa, ma non si sa tutto. Noi abbiamo detto, abbiamo chiesto più volte, scusate, questo piano da dove nasce? Quali sono i punti che voi avete preso per farlo nascere? Quali sono le carte? Fateci leggere le carte per cui avete fatto questa scelta. Le carte non ce le fanno scegliere, non ce le hanno passate e non ce le passeranno mai perché sono carte o inesistenti o sono cose che hanno deciso a tavolino senza vedere quelle che fossero le vere realtà e le necessità del Molise. Per cui questo piano, se oggi veniva approvata questa abrogazione, questo qua sarebbe passato il piano e non avremmo più avuto possibilità di discutere. L'ultima difesa che ha fatto oggi Frattura ha detto: guardate, è inutile che discutete, vi date il piano, non lo faccio né io né voi, lo fa il tavolo tecnico. Non è vero. Il piano lo fa Frattura e questo dovrebbe passare, secondo lui, senza nessuna modifica, dando tutta, come avete già sentito, dando tutta la sanità in mano, o quasi tutta, la parte più importante, ai privati. Il tavolo tecnico non l'ha approvato questo piano, ha fatto delle richieste, ha detto: prima di fare questo piano dovete fare gli accordi con le regioni limitrofe, dopodiché dovete stabilire quanti sono i letti che vanno alle regioni limitrofe e quanti sono i letti che servono al Molise, e su quelli dovete pagare voi, sugli altri no. Per il governatore Frattura, invece, l'abrogazione di certe norme è legata a questioni ben precise. Non sono più coerenti con la riorganizzazione sanitaria che intendiamo dare a questa regione. Dunque, altrettanto chiaro è l'iter da seguire. Io so quello che prevede la norma. I piani operativi vanno valutati e validati dal tavolo tecnico. Una volta validato il piano operativo straordinario 2015-2014, diventa la base per l'accordo per l'attuazione del piano di rientro. Questo prevede la norma. Poi rispetto tutto e tutti, però vorrei leggere quale altra norma evidentemente è intervenuta in questi ultimi giorni, semmai. Rispetto al piano operativo, a invarianza di spesa, laddove dovessero esserci dei suggerimenti, però contestualizzati non come idee, ma come proposta in qualche maniera migliorativa rispetto a quello che stiamo ancora oggi discutendo, ben venga. Però, ripeto, la proposta poi deve essere esplicitata in tutti gli aspetti, compreso quello finanziario. C'è la possibilità di trovare un punto di incontro con le proposte invece dei parlamentari di Ruta e Leva? Ma stiamo lavorando anche perché è chiaro che un Partito Democratico unito a sostenere la proposta ritengo che sia un obiettivo convergente per tutti. Mi auguro che i presupposti ci portino a concludere in tal senso. La battaglia però resta in piedi ed il forum continua a perseguire compatto i suoi obiettivi, come sottolineato dal dottor Lucio Pastore. Se cominciamo ad avere un'azione più incisiva, probabilmente riusciremo anche ad evitare questa operazione di privatizzazione della sanità molisana.